grazie. Gioie e dolori, quindi. Allora, io anzitutto vi ringrazio molto per questo ennesimo invito, per questa occasione. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i rappresentanti della USL, del Centro di Salute Mentale, soprattutto ringrazio l'amministrazione comunale, la collega e anche amica Alessandra Broccolini, la conosco perché chiaramente parte del nostro percorso professionale si concentra sulle medesime emergenze, come dire, su cui noi esercitiamo un'attenzione antropologica, per cui condividiamo anche un certo taglio, non soltanto rispetto a quello che lei ha detto oggi, ma su una serie di questioni che riguardano il patrimonio culturale. Quindi ringrazio Alessandra per essere qui. Soprattutto ringrazio l'amministrazione, ancora una volta l'amministrazione comunale di Paciano e anche l'Unione dei Comuni, e la ringrazio con sostanza perché ora molti di voi mi conoscono. Quando noi abbiamo iniziato questo percorso, devo dire che non avremmo mai pensato di arrivare dove siamo arrivati. Soprattutto quello che ogni volta mi stupisce è che in una sorta di controtendenza quantomeno europea, nazionale è poco, ogni volta che si fa un'iniziativa di dibattito pubblico, partecipazione pubblica, esposizione pubblica dei risultati del lavoro, Paciano, che è un comune di 900 anime, qualcuno lavorerà, qualcuno starà male, qualcuno sarà a scuola, ecco, a Paciano la sala si riempie. Io vi garantisco che noi a Perugia, all'università, non riusciamo a riempire le sale. Anche a Roma, perché ci avete le sale grandi. Sarà che le sale sono, evidentemente abbiamo le sale grandi. Quindi, anche quelle piccole. Anche quelle parto anzitutto con la mia ennesima nota di stupore. Con Cinzia abbiamo organizzato di tutto, riunioni di partecipazione del progetto, incontri con brasiliani, cinesi, medici, artigiani. Ecco, in ogni circostanza questa sala è piena. Ora, devo dire che qualche merito ce l'avremo anche noi sull'impostazione del progetto, ma devo anche dire che ci sono dei luoghi, e noi che siamo antropologi lo sappiamo, che rispondono in maniera diversa rispetto ad altri luoghi. Paciano è un luogo che risponde positivamente rispetto ai progetti che noi stiamo facendo. Chiusa questa parentesi di ringraziamenti, devo dire che ovviamente ho condiviso molto quello che ha detto la collega Alessandra Broccolini, ma anzi mi ha lanciato degli assist per entrare dentro gli interstizi della normativa e porre in evidenza quanto ancora ci sia da fare rispetto alla questione dei beni, o meglio dei patrimoni culturali, materiali e immateriali, e di quanto noi abbiamo faticato anche a costruire questo progetto. Intanto il primo tema, devo essere abbastanza sintetico, è quello del codice, un testo unico dei beni culturali, il codice dei beni culturali del paesaggio, che è stato più volte modificato in Italia fino ad un'ultima versione del 2008, quando per l'appunto già la convenzione UNESCO per la salvaguardia dei beni culturali immateriali era già stata redatta, la convenzione di Faro europea era già uscita e firmata dall'Italia. Bene, nonostante le modifiche successive, il codice dei beni culturali del paesaggio sostanzialmente ignora il tema dei beni culturali immateriali, se non in un noto per i tecnici, diciamo, sfiziosità, in un noto articolo che noi conosciamo molto bene, nel 7 bis, in cui però si tratta di beni culturali immateriali ma soltanto come, come dire, un aspetto legato alla materialità dei beni, un po' quello che diceva prima lei, no? E cioè che in Italia c'è, e anche giustamente, una grande attenzione rispetto a un certo tipo di patrimonio culturale. Tant'è vero che il nostro codice dei beni culturali del paesaggio parla di beni mobili e beni immobili. Mobili e immobili non corrisponde a materiale e immateriale. Beni mobili e immobili sono sempre beni materiali, cioè quelli immobili sono gli edifici, i siti, le architetture, quelli mobili sono i quadri e le statue. Per cui il testo di riferimento normativo e quindi anche di azione politico, statale, governativa a tutti i livelli del nostro Stato sostanzialmente ancora non è riuscito ad integrare bene un dibattito che gli antropologi portano avanti da decenni, ma che anche l'UNESCO porta avanti da decenni, e non solo, che lo stesso Stato italiano ha ratificato nel 2007, perché la convenzione per la salvaguardia dei beni culturali immateriali è stata ratificata dallo Stato italiano nel 2007.
sul fronte, come dire, di chi utilizza, agisce, gestisce, come diceva prima Alessandra, sceglie dal presente di essere rappresentato da certi beni culturali, da una certa eredità che si seleziona dal presente per andare verso il futuro. Ormai siamo tutti concordi sul fatto che le tradizioni non ci arrivano dal passato, siamo noi che dal passato scegliamo quello che meglio può rappresentarci nel futuro. Ecco, rispetto a chi può utilizzare i beni culturali, a chi li può agire, a chi li può creare, a chi li può selezionare, la Convenzione di Faro fa un passo del 2005, fa un passo in avanti e individua questi soggetti che nella Convenzione sono definiti comunità di eredità, spiegando che le persone, diciamo, possono creare delle comunità, perché il vero interrogativo che gli antropologi si pongono è: ma quando uno parla di comunità, che cosa vuol dire comunità? E questo è un tema particolarmente attuale. Esiste una comunità di Paciano, esiste una comunità dell'Umbria, esiste una comunità italiana, esiste la comunità dei senegalesi. Beh, per gli antropologi è un concetto che fa problema, perché le comunità hanno dei confini per noi molto labili, è impossibile individuare comunità coese come se fossero delle sfere circolari. Allora, la Convenzione di Faro ci dice che intorno a un certo spaccato di eredità che noi transitiamo dal presente al futuro, le persone possono stare insieme e lavorare intorno a questa tematica specifica. Bene, in un passaggetto Alessandra l'ha messo in evidenza, lo Stato italiano, nonostante sia tra i firmatari della Convenzione di Faro, non ratifica la Convenzione. Perché non ratifica la Convenzione? Qui emerge qualcuno dei nostri problemini. Perché c'è una resistenza, tanto io sono quello che dice sempre cose scomode, ma me ne assumo la responsabilità, c'è, che noi conosciamo bene, c'è una resistenza da parte di alcuni organismi e tecnocrazie nazionali rispetto al delegare, come dire, molto potere e molto competenza ai cosiddetti processi bottom-up, cioè dal basso. La Convenzione di Faro dice: guardate che le comunità di pratica, tipo quella che si sta creando intorno a Trasimeno, devono avere una, come dire, una forza, un'autonomia nel gestire i propri patrimoni culturali, che in qualche modo scardina il potere delle tecnocrazie nazionali. E quindi da un po' ne parlavo con alcuni giuristi, questa storia va avanti da un po' di tempo, da 2 o 3 anni noi non riusciamo a ratificare questo indirizzo. Allora, dentro questa serie complessa di difficoltà normative ci sta un altro problema grave, che è la difficoltà di comunicazione tra i diversi livelli istituzionali che hanno a che fare con il patrimonio, i livelli di formazione, i comuni, le regioni che hanno competenza sulla promozione, il MIBAC delle sedi periferiche che hanno competenza sulla tutela dei patrimoni. Insomma, mettere insieme tutti è un processo molto complicato. Allora, a partire da questi presupposti di complessità che noi conoscevamo bene in quanto studiosi della materia, abbiamo deciso di provare a fare un piccolo progetto pilota che provasse a superare tutte queste difficoltà e utopicamente provasse ad applicare, come dire, tutti gli strumenti che erano quasi pronti, quasi funzionanti, ma non funzionanti, come se fossero funzionanti. Allora, in pratica, avevamo a disposizione, o meglio, l'amministrazione comunale aveva a disposizione un piccolissimo finanziamento, intorno a 20.000 euro, del GAL, che è il gruppo di azione locale, subcostituendo il Museo del Trasimeno. Con questi pochissimi soldi, intelligentemente, devo dire, le cose hanno un nome e cognome, sia il sindaco Bardelli che la vice sindaco Cinzia Marchesini hanno deciso di costruire un tavolo di lavoro. Il primo soggetto che hanno chiamato a lavorare è l'università. Dentro questi 20.000 euro è stato fatto un primo progetto di elaborazione dell'idea. Questo progetto è stato ripresentato, non dico alla cittadinanza perché è un termine molto vasto, a tutti gli interessati, che però erano molti, questa sala è sempre stata piena. Abbiamo condiviso questi obiettivi e abbiamo deciso di andare a scegliere quelli che per noi sembravano dei temi centrali in un paese come questo, che è un paese lontano dai centri, abbastanza, molto bello ma abbastanza marginale, e che ha un problema, come molti di questi paesi abbastanza periferici, che è il problema del lavoro.
rispetto al tema del lavoro, insieme abbiamo deciso che bisognasse lavorare su uno specifico aspetto del lavoro, che è quello dell'artigianato. Quando abbiamo pensato all'artigianato, non abbiamo pensato all'artigianato artistico, non abbiamo pensato al passato, insomma, il mio collega Riccardo Butti non abbiamo pensato alle mutande della nonna. Abbiamo pensato che bisognasse recuperare quei saperi, quella conoscenza, quelle attitudini per utilizzarle nel contemporaneo e magari riuscire a creare anche, se possibile, attività professionali, riattivare un paese. Per questo io posso dirvi oggi che nessuno di noi ha mai pensato di costruire un museo nel senso classico del termine, abbiamo pensato di costruire un progetto. E intorno a questo progetto abbiamo lavorato per molti anni provando a connettere forze. Allora sì, è vero, il primo esito è stato l'allestimento che avete visto e questo ci serviva a dare anche una concretezza al lavoro fatto. Abbiamo costruito una banca, un archivio della memoria online che è consultabile, diciamo, anche da altri punti che non siano Paciano. Abbiamo fin da subito iniziato a lavorare sui laboratori e di questo io devo ringraziare gli artigiani che si sono sempre prestati, anzi ho visto prima Monica che se n'è andata, alla quale va un grandissimo ringraziamento anche perché è stata una delle protagoniste anche del progetto di cui stiamo parlando oggi. Ma l'intento è stato sempre quello di provare a coinvolgere persone, sperando che in un piccolo centro come questo si potesse realizzare un progetto per l'appunto applicabile anche altrove. E qui veniamo al punto della contemporaneità. Che cosa possiamo fare oggi o dobbiamo fare oggi? E quindi la tua domanda, siamo contenti di quello che abbiamo fatto? Sì e no, nel senso che abbiamo fatto molto e siamo contenti di come le persone hanno risposto, dell'attenzione che c'è stata e dei progressi che abbiamo fatto. Bisogna fare ancora molto. Intanto dobbiamo riavviare la fase della ricerca, che è ferma a quei, cioè, quando dico, intanto per essere chiari, quando dico 20.000 euro dico tutto, dico ricerca, realizzazione del sito internet, installazione, tutto dentro. Quindi da quel momento in poi noi non abbiamo più avuto sostanzialmente supporti di carattere economico, né pubblici né privati, per cui la ricerca si è fermata lì, il resto è stato tutto volontariato. Quindi riavviare la fase della ricerca. Due, a questo punto questo progetto, che è un progetto sperimentale, interessante, con cui abbiamo avuto interfaccia con diversi altri soggetti istituzionali, ha bisogno di una sua veste istituzionale. Quindi dobbiamo capire che cos'è. Siamo accreditati come museo, stiamo nella rete degli ecomusei, si fa una fondazione, si fa un'associazione temporanea di scopo. Ad oggi quello che vedete su questo potremmo aprire una parentesi molto ampia, è una sorta di mix virtuoso tra il comune che offre una sorta di copertura istituzionale e una serie di micro pratiche informali paralegali che fanno sopravvivere il progetto, cioè gli amici inglesi che fanno i giardinieri e curano le rose, gli artigiani che fanno i laboratori, se qualcuno ha le chiavi del palazzo perché altrimenti nessuno lo potrebbe, tutto in una sorta di gestione familiare che secondo la legge nazionale è alquanto discutibile. Per cui abbiamo bisogno di capire come rendere questo progetto istituzionalizzabile. 3, qual è l'obiettivo che ci siamo dati, il punto di arrivo è provare a rimettere insieme tutto quello che abbiamo fatto, la ricerca, la sperimentazione, i laboratori e creare nuove possibilità di lavoro con un progetto che si chiama Atelier Diffuso, sul quale stiamo provando a cercare disperatamente, sottolineo disperatamente, appoggi istituzionali. Il progetto prevedrebbe in maniera logica che nel corso centrale di Paciano gli abitanti possano mettere a disposizione i fondi vuoti e su bando pubblico, pubblico su pubblico, il comune potrebbe mettere a disposizione una serie di aiuti a giovani, meno giovani, disoccupati, non disoccupati, che vogliano riavviare attività artigianali guardando al futuro. Ci stiamo lavorando forte e speriamo che, come dire, la nostra voce arrivi a chi di dovere e che in qualche modo si riesca ad avviare questo progetto che è in ballo da un anno e mezzo
e che secondo me rappresenta, come dire, la messa in pratica di un percorso molto lungo che stiamo facendo. E infine la questione dei laboratori, che apre uno spazio immenso rispetto alle possibilità di impiego della ricerca etnoantropologica e dell'utilizzo dei patrimoni culturali in chiave sociale. Ora, io non entro nel merito del progetto perché immagino che dopo Cinzia ne parlerà, è un progetto virtuoso, lei ha scritto un libro su questo, io ho avuto modo di vedere l'efficacia concreta di questo progetto. Vi garantisco che quando io ho visitato i laboratori, Cinzia lo sa, io sono andata da Cinzia e ho detto: scusa Cinzia, fammi capire quali sono i malati e quali sono gli accompagnatori. Non sto scherzando. Ed era una cosa commovente, cioè vedere persone con quel tipo di disagio completamente immersi in maniera efficace, performativa, fattiva, con una collaborazione e una socializzazione del lavoro. Devo dire, è stata un'esperienza che mi fa capire che l'utilizzo dei beni culturali può segnare una rotta efficace anche dal punto di vista della salute mentale e in generale della disabilità. Ma la questione della disabilità non è l'unica questione aperta rispetto ai beni culturali. Noi lavoriamo con le scuole, lavoriamo d'estate, potremmo lavorare con gli anziani, insomma, questo luogo, che è un luogo di ricerca, che è un luogo di sperimentazione, che è un luogo di allestimento, che è un luogo di lavoro, che è un luogo di laboratorio, può diventare un esempio virtuoso attraverso il quale noi, come dire, possiamo utilizzare tutte queste risorse per ricreare delle dinamiche, per riallacciare dei fili che si sono snodati in delle comunità periferiche dell'Umbria e non solo dell'Umbria. Ora, io concludo questa riflessione dicendo che per quanto mi riguarda, come ho fatto negli ultimi anni, anche con spirito di volontariato, metto a disposizione, continuo a mettere a disposizione di questo progetto e della comunità di pratica che ruota intorno a questo progetto, le mie competenze e anche tutte le mie forze umane e professionali. Perché, guardate, e chiudo ricordando uno dei nostri maestri che è recentemente scomparso e che si chiamava Tullio Seppilli, se c'è una cosa che Tullio Seppilli ci ha insegnato è che bisogna assumersi la responsabilità dell'utilizzo sociale della ricerca. Nel momento in cui noi decidiamo di avviare un progetto di questo genere, lo dico da antropologo e da universitario, dobbiamo fin da subito pensare che questo tipo di progetto ha un impatto sullo spazio pubblico, sul dibattito pubblico e sulla scena pubblica. Per cui garantisco e continuo a garantire il mio impegno, anche se per metà del mio tempo sto in Cina, per me insomma sono abbastanza dematerializzato, perché mi rendo conto che per un ricercatore, specialmente per chi fa ricerca nelle scienze sociali, garantire l'impegno sulla ricerca, sulla redazione dei dati e soprattutto sull'utilizzo dei dati di ricerca è una questione etica di primo piano. Quindi io vi ringrazio, auguro a tutti un buon lavoro e spero che vi sia. Grazie Daniele, è stata un'analisi, come dire, franca, lucida ma anche costruttiva naturalmente. Torniamo al progetto Arts and Cults. Lui ha dato la sua valutazione, no? L'ha giudicato molto positivamente da un punto di vista non solo antropologico.